Una vipera lunga oltre 30 centimetri. Questa la scoperta fatta dalla signora Anna Maria Franza sotto la sua auto. La donna, da oltre un anno, chiede la bonifica della vasca di contenimento delle acque reflue a pochi passi dalla sua abitazione in via di Donato, nei pressi del piazzale Novi, adiacente allo stadio Novi. Una situazione igienico-sanitaria oramai insostenibile. Già la scorsa estate i residenti si appellarono all'amministrazione comunale chiedendo a gran voce una particolare bonifica dell'intera area a ridosso del centro cittadino. Anche allora i residenti denunciarono il cattivo stato di degrado delle strade e delle traverse dell'area abbandonate, all'incuria e sono popolate da ratti, serpenti, microdiscariche abusive. Causa principale della presenza degli animali indesiderati è proprio la vasca di contenimento delle acque reflue, che non viene mai pulita. Una pulizia che sarebbe di pertinenza del consorzio di bonifica. Le varie amministrazioni che si sono succedute fino a quella attuale non sono riuscite a trovare l'idonea soluzione da oltre un trentennio. La signora Anna Maria ha postato sulle pagine di Facebook la foto del rettile, provocando sdegno e indignazione. Chiediamo che la vasca venga bonificata, non possiamo più sopportare questa situazione. I topi ci sono entrati fino dentro casa, dice la signora Anna Maria. Una zona dove impera la sporcizia, una vera trappola per gli anziani, i bambini e in generale per le famiglie che ci abitano tra le mille insidie, tra le quali anche quella dell'ecobomba di fondo Caiazzo, che dista poche centinaia di metri dalla vasca. Un anno fa il sindaco Pasquale Mauri annunciò che avrebbe provveduto ad incontrare gli abitanti della zona. Ci siamo recati al consorzio di bonifica per avere un'azione congiunta tra quelle che sono le competenze del consorzio e quelle che rientrano tra le competenze del comune di Angri. Le aspettative dei residenti meritano risposte, disse Mauri. Da allora, secondo gli abitanti, le risposte non sono arrivate, anche se il primo cittadino, dalla spiaggia delle sue vacanze, afferma che ha già riempito un intero taccuino con i problemi da affrontare. Se ne riparla a settembre, dopo le meritate ferie. Sai, un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente. Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore, lui ti darà il suo. Di quante persone puoi dire la stessa cosa? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante possono farti sentire straordinario? Combattete l'inciviltà e l'ignoranza. Educate il mondo che vi circonda ad amare gli animali. È un'iniziativa di... in collaborazione con Giorgio Perkins.